14. Ea la disdegnò. Pupazza fece madre a Fantolina, tutta di cenci, ed Ea la disdegnò. Codesta brutta è, falla carina, e sotto ai piè furiosa la schiacciò. Madre ancora a opra si rimise, creando pupa con velluto e pizzo. Fantolina però allora rise, eccitata da nuovo ghiribizzo. Cucirmi devi bambola adorata, con scettro e su testa la corona. Anni volaron, donna maritata Ea si fece, e da gran padrona entrò trionfante in castello Avito, tempo suo passando a rimirare gli illustri antenati de marito, l'allocco che saputo conquistare avea, co astuzia e con moina, per suo disio di possedere tutto il più bello, qual da Fantolina. In vero sposo era vecchio e brutto, e allorché partì tornando a cielo, immantinente Ea riprese vita, veste stracciando e oscuro velo, d'allegrezza empì magione a vita. Istoria, difficile da proseguir in rima, in altra guisa narravi, per sentimenti meglio tradurre. Breve era stato, ahimè, giubilo di codesta castellana, che feste e festini alquanto la spossavano, bianca e stremata lassandola, e via via in salute peggiorando, chiamato avea medici a consulto. Longamente auscultandola, uno sentenziato avea, con sussiego: umori troppo pesanti son, urge salasso. Contrario l'altro era di parere: maravigliami di vostra scienza scarsa e eccellente collega. Viscere troppo pigre sono a cagion de malanno. Prescrivo enteroclisma e decotti di fino chiella e senna. E però, a dispetto de cure, situazione andava sempre di più peggiorando, e povera donna giacea ormai inferma a letto, tormentata né corpo e né cervella, che ora paura provava in specie di notte desalar l'alma. Proprio una notte, in agitatissimo dormiveglia, il mago strana scorto avea accanto, tutta di bianco paludata. «Sei nuovo, dottore?» dimandato avea, speranzosa. «No». «Allora sei indovino?» «No, son colui che avidità tua confuso ha. Sempre preteso tu hai di possedere di più e di meglio. Rammenti ancora l'innamorati che respingesti sì caparbiamente? Tre erano, belli e sinceri, e longhi anni felici darti potean. Rammento di certo, e però il primo macinava grano non suo, il secondo dissodava vigneto non suo, il terzo ferrava cavalli non suoi, né, mentre ben di meglio, io meritavo. Alla fine, sì, sposa sono andata a omo vecchio, che però lassato m'ha bel nome, ricca magione, e poderi a vista d'occhio. Altro t'ha lassato, che non sai, sepolcro magnifico, ove calerai fra breve, che marito tuo, ammorbato da condotta viziosa, ingordo di bellezza e di piaceri, egual a te, scelto ha di morire fra braccia sane e fresche, le tue, suo male trasmettendoti. «Vade, vade retro!» urlato avea co terrore, e però, allorché il mago su punto era d'allontanarsi, supplicata l'avea piangendo. «Se tante cose conosci, pur conoscerai cura che salvarmi può». Il mago fatto avea cenno di diniego. «Mezza ricchezza mia,
pronta sono a donarti. Cenno di diniego immago ripetuto avea. Tutta ricchezza mia ti dono. Spirito tuo io son, e ricchezza terrena non giovami. Troppo tardi giunta sei al ravvedimento, sarà per altra volta. Rinacque essa 100 anni dopo, e un dì, stringendo pupa di pezza fra le mani, core suo tremò un poco, e volti, scorse, pallidi e lontani, suo spirito suggerì. In vita nova non cederò a umana mente stolta, che podaria guastarmi altra prova. Assai più forte son codesta volta. Spirito, materia assume per bisogno di conoscenza, e cammino evolutivo vuol dire errare assai per assai conoscere e comprendere. Qual senso se no avaria incarnazione? Vi benedico. Commento. Queste comunicazioni nella sua lingua antica, sempre dense dell'insegnamento della reincarnazione, sono dell'entità sante, che si è manifestato presso il cenacolo, il silenzio delle stelle, e attraverso la medium Maria Teresa G. Maria Teresa è trapassata da qualche anno, dolcemente, come ha vissuto.